Buongiorno amici, allora facciamo la solita verifica innanzitutto per vedere se mi vedete e mi sentite tutti. Eh, ho visto che siete già online in tantissimi, ho visto un po' di domande. Eh, eh, quindi ditemi se mi, se mi sentite se mi vedete, quindi oggi ho deciso di fare questo Velesuono in versione live così ne approfitto per rispondere alle domande di chi mi ha lasciato le domande sulla puntata scorsa di Velesuono e anche risponderò alle domande di chi c'è live adesso come sapete le due chat sono separate quindi eh, chi mi vede live in questo momento e fare le proprie domande ehm, le domande poi spariranno cioè non si vedono nei commenti di youtube eh, poi per come il video rimarrà eh, non so se sapete questa cosa è una cosa un po strana di youtube che secondo me non funziona quindi le domande che vengono fatte live poi non vengono riportate nei commenti eh, sul video che rimane, rimane pubblicato eh, detto questo cercheremo però di rispondere anche alle domande di chi c'è eh, live adesso esclusi però i vari troll che ci sono sempre non so perché Appena mi collego in live c'è sempre poi qualche troll che eh, scrive cose idiote. E scrive cose moleste eh, però tanto questi troll poi verranno bloccati ed eliminati eh, però mi, mi sembra che mi dite ci sento video perfetto eccetera 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 um, dopo passiamo a leggere i commenti di voi che siete lì live ecco mh, velocemente parliamo di alcune novità però che ci sono in corso in questi giorni allora sto lavorando molto sulle uh, collaborazioni um, quindi per esempio um, Que lunedì prossimo verrà, verrà pubblicato un video con uno youtuber molto noto in fatto di chitarra abbiamo parlato tantissime volte con lui di fare un video in collaborazione finalmente lunedì arriva quindi non vi voglio rivelare chi è perché sarà una sorpresa ma sarà un brano che io eh, adoro e amo particolarmente quindi lunedì arriverà questo youtube in, eh, questo video in, in collaborazione eh, poi dopo sempre in fatto di eh, nuovi video avete visto il video che ho pubblicato di recente con le anteprime eh, con le nuove lezioni quindi sta per arrivare una lezione su eh, cosa c'era dentro il Diablo, poi c'era Plugin Baby dei Muse, quindi anticipo già alcune domande che mi avete fatto. Eh, poi cosa c'era dentro Europa di Sant'Ana, quindi andiamo a dare ancora alcune risposte eh, a cose che mi avete chiesto, che mi avete sempre chiesto, quindi per milioni di volte: fai un tutorial di Sant'Ana, finalmente adesso arriva anche quello. E poi un paio di chicche acustiche che vi lascio guardare appunto nel video anteprima che ho pubblicato qualche giorno fa. Eh, detto questo, vi chiedo come sempre di entrare in contatto con noi e con Me eh, iscrivendovi alla, al sito lezionechitarra.it e alla nostra newsletter e anche di entrare in contatto con noi grazie al um, numero di WhatsApp. Tutte queste cose ve le lascio nella descrizione del video qui sotto, quindi potete mettervi in contatto con noi su Whatsapp e ricevere gli uh, aggiornamenti anche sul uh, telefono. Detto questo, uh, vi stavo dicendo, oggi ho ricevuto una visita veramente uh, molto uh, interessante di un grande chitarrista e musicista, di cui mh, credo di riuscire anche a farvi vedere un'immagine, anche questa è un'anteprima assoluta per voi di YouTube, che mi seguite su YouTube, quindi adesso vi farò vedere un'immagine di un grande chitarrista che è venuto a trovarmi oggi e voi mi dovete dire chi è questa persona. Quindi adesso cambiamo un attimo uh, l'immagine. Uh, ecco, dovete dirmi chi è questo grande chitarrista? Ve lo faccio vedere solo per alcuni secondi. Che è venuto a trovarmi oggi, comunque arriverà uh, un video uh, presto con lui che abbiamo registrato oggi, quindi insomma lo scoprirete e andremo a svelare l'arcano e il uh, mistero. Um, detto tutto questo, alziamo un pochino il volume visto che mi dite che è un po' basso, alziamo un pochino il volume uh, della voce. Detto tutto questo andiamo a rispondere alle prime domande che avete lasciato uh, sulla puntata precedente di Velesuono e io vi invito sempre a lasciarmi le nuove domande nei commenti del video qui sotto. Tenete conto che se me le lasciate live adesso queste domande spariranno, quindi se non rispondo adesso non risponderò più. Quindi meglio lasciarle poi sul video. Video una volta che sarà pubblicato tra qualche ora, ok? Così le domande rimangono e io nella prossima puntata risponderò. Vi invito sempre a farmi domande di tutti i tipi sulla strumentazione, sui musicisti, sulle mie chitarre, sulle mie lezioni, sui tutorial che volete, su curiosità, su di me. Tutto quello che volete voi. Quindi vi invito caldamente a usare questo eh, strumento di Velesuono suono per farmi tutte le vostre domande, perché altrimenti le domande rimangono sparse in giro per la rete, su Facebook, sul sito e faccio un po' fatica ad averle tutte raccolte. Invece, usiamo questo strumento proprio per eh, quello. Adesso iniziamo ad andare a rispondere, però, alle domande della puntata precedente, eh, molto rapidamente. Allora quindi abbiate ancora un attimo di pazienza voi amici che siete live adesso, eh, partiamo dai tutorial, Daniele Guidi mi chiede puoi fare viva dei Pooh? Eh, non la conosco me la andrò a ascoltare, Emanuele Biavati mi chiede, sarebbe bello un tutorial eh, sull'utilizzo della Loop Station e la stessa cosa mi chiede anche The Sound Anatomy arriverà, ce l'ho l'ho anche, anche cambiata di recente perché sono passato dall'RC2 della Boss all'RC3 che è molto molto meglio, quindi arriverà anche un tutorial sulla Loop Station The Sound Anatomy poi mi chiede, ah no questo l'ho Già letto scusate, uh, Giuseppe Scavone mi dice um, quando arriverà la lezione su Switch Suicide Mind solo. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Quindi tenete conto che ho un programma di video che dovranno uscire da qui a tre mesi, fittissimo, pieno di un sacco di cose. Quindi, quella è una lezione che vorrò realizzare, così come altre, ma non ho la più pallida idea di quando arriverà, purtroppo. Poi. Eh, Nick Lades dei System of Down sarebbe molto bella. Hipnotize va bene, ne terrò conto quando dovrò fare un tutorial su di loro. Ti piace il gothic metal? Mi chiede Daniele Fabbri. Pensi di farci un pensierino, che ne pensi dei Theater of Tragedy? Eh, non lo conosco molto, quindi, come ho già detto tante volte, quando si va sui rami delle V metal, sui rami settoriali, non sono molto preparato. Quindi, diciamo che mi, piace, mi piacciono alcune cose di metal classico, gli Iron Maiden, metallica gli Halloween, i Manowar, i Death SS in Italia, eh, per il resto tutte le cose più settoriali mh, le conosco, le conosco meno. Poi eh, Lorenzo Masutti mi chiede, farai dei tutorial sul System of down. Abbiamo già risposto, farai lezioni sul black metal? Ho già risposto in eh, puntate precedenti. Sean Alexei Donzelli mi chiede, eh, ti ringrazio per l'aiuto che dai a noi chitarristi, Volevo sapere se prima o poi farai Radio Gaga dei Queen. Eh, non ho mai pensato a quella canzone nello specifico di Queen, però li andrò a vedere a Bologna tra un mesetto. Non vedo l'ora, sinceramente. Quindi magari lì li troverò l'ispirazione anche per Radio Gaga. Poi Absolute Daisy mi chiede: faresti because we have ended as lovers di Jeff Beck? Eh, la canzone di Stevie Wonder nella bellissima versione di Jeff Beck. Penso che proprio che prima o poi la farò perché è un grande brano. Giochino Di Martino, cosa ne pensi degli Aerosmith? Um, penso che siano una grande band e in effetti non ho ancora fatto un tutorial su di loro. Eh, Marzio Lat Lattici mi chiede eh, il solo di Draw Dry County di Bon Jovi del grande Ricci Sambora. Eh, farò qualcosa di Bon Jovi ancora prima o poi, non so se è proprio quella canzone. Brian mi chiede: Potresti fare un tutorial sul Tickers of Bake di Get Total? Sì, lo farò sicuramente perché è uno dei miei dischi e uno dei miei brani preferiti. ID3M mi chiede: Hai sentito? Ho sentito che Stimi, il chitarrista dei Muse, potresti realizzare un tutorial su di loro. Arriva, è già è programmato, anzi, l'ho già realizzato. Come avete visto nell'anteprima, eh, arriverà nelle prossime settimane il tutorial di Plugin Baby. Luca Florio mi chiede un tutorial su artisti come Bowie, Springsteen, Young o Vedder uh, Bowie ne ho fatti sugli altri artisti in effetti no ma arriverà sicuramente qualcosa perché tutti questi che hai citato mi piacciono. h 2 potresti fare una lezione di tran tran di sfera e basta, non conosco mi spiace ma sono tagliato fuori un pochino della scena attuale. Adesso io farei questo visto che ci sono tante persone um, in linea live uh, mi sposto un po' dalle domande che sono state lasciate nelle settimane scorse che ho qui su un file alle domande di chi è qui live, quindi cerco di dare qualche risposta in ordine sparso, non, non prometto di riuscire a rispondere a tutti. Um, Alberto Tomaselli mi chiede, farai Mother Goose Digital? Eh, beh, mi piace tantissimo quel brano, non so se uh, riuscirò a fare proprio quella canzone in particolare. Zanzonite mi chiede, cosa ne pensi della Guitar Record? Sono delle buone chitarre acustiche, un buon rapporto uh, tra um, qualità e prezzo. E, um, poi mi dice: salutami e ti saluto volentieri, ciao. Poi Emma mi chiede. Eh, volevo farti una banalissima domanda sei un musicista a tempo pieno oppure hai un secondo lavoro? no, sono un musicista a tempo pieno da circa tre anni, dal 2014 ho abbandonato anche altre cose che facevo e mi dedico alla musica a tempo pieno perché come vedete siete un bel impegno un impegno che mi prendo volentieri però eh, tutte queste domande sono un fiume in piena e i miei corsi e youtube e il sito insomma è, è un disastro Simone Mereo fa il tutorial del solo di Parsifal dei poo. Rispondo a questa domanda per l'ultima volta. Dopodiché non risponderò mai più, non offendetevi. Sì, forse lo farò, ma non so uh, quando. Uh, Davide Floyd Accab, qualcosa di Pink Floyd. Beh, insomma, mi mancano veramente pochi brani. Poi ho fatto tutta la discografia di Pink Floyd a livello di tutorial. Quindi. Um, poi Marti 29, come sonorizzare la stanza dove suoni? Quindi la cameretta. Ma allora, questa stanza, come vedete, ho fatto un lavoro di acoustic treatment, direbbero gli inglesi. Eh, e comunque andrebbe trattata ancora perché dovrei mettere ancora degli assorbenti angolari. Dipende sempre qual è l'obiettivo. Se pensi di non disturbare i vicini mettendo dei pannelli di gomma piuma sul muro, purtroppo non funziona così. È un discorso un po' complesso. Fai un tutorial su Johnny B Good, ti prego. O co come, se, come se lo faccio? È già presente, pensa, l'ho già preparato. Guarda, basta che guardi sul canale di YouTube e sul sito, caro Mattinger, e troverai il mio tutorial di Johnny B Good. Matteo Gominato, cosa ne pensi degli skid row, Li ho visti dal vivo. 18 and life you go. 18 and life to go. Grandissimi another brick, la parte iniziale con l'elicottero dei Pink Floyd, mi chiede Marti29 ah, beh, ho fatto eh, già la parte diciamo di ritmica, no? Eh, poi ehm, Simone Baraghiola mi chiede hai mai visto il documentario It Might Get Loud con Jimmy Page? Sì, l'ho visto, bellissimo, fantastico andate troppo veloci, ci sono troppe domande andate piano, non riesco a stare dietro eh, Gesù Cristo ma sei proprio Gesù Cristo, quel Gesù Cristo mi chiede Potresti fare spacca cuore giudizi universale di Bersani. Ma mi piacciono molto entrambi i brani. Non so se siano chitarristicamente interessanti. Eh, poi a ah, Matt Tiger. Mi, user mi, un utente mi fa la precisazione sulla pronuncia del, del suo nome. Andiamo un pochino indietro, poi torniamo sul file delle domande vecchie. Poi eh, Beef Chick mi chiede, eh, mi Big Chief, scusami, mi chiede: eh, mi saluti oggi? È il mio compleanno. Assolutamente, auguri, buona, eh, buon compleanno. Poi eh, andiamo un po' indietro con qualche altra domanda. David Floyd H.A.V. mi chiede: mi saluti, ti saluto, ciao David. Eh, poi anche Samuele mi chiede Samuele Pirola mi chiede di salutarlo, ti saluto volentieri, ciao Samuele. Eh, poi vediamo qualche domanda, ho visto che ce n'erano tante anche prima. Allora. Eh, ba, 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 ba. Facciamo partire una guerra Gibson Offender, voi volete intasare il, il web. <ride> Finalmente in live, sì sì assolutamente eccoci qui ok, allora intanto che voi andate avanti con le vostre mille domande eh, andiamo avanti un pochino anche con le risposte alle domande vecchie tra virgolette lasciate settimana scorsa su Vele Suono passiamo però a un'altra categoria quella dei musicisti cioè domande che mi fate riguardo ai musicisti cosa ne pensi dei foo fighters? mi piacciono molto hanno un grandissimo sound hanno una botta dal vivo pazzesca la mia convinzione però è che a livello di songwriting debbano ancora eh, maturare cioè ci sono due o tre canzoni che ritengo Buone. Per il resto credo che siano una band molto di energia dal vivo, ma in cui il songwriting non è per esempio a livello di quello di Nirvana, quindi io penso che il buon Davide dovrà fare ancora un pochino di, di lavoro su questo. Iaco N mi chiede, vorrei sapere cosa ne pensi dell'album dei Radiohead e Moon Shaped Pool, che è l'ultimo album, album dei Radiohead. Allora, me lo sono ascoltato per andare al concerto dei Radiohead, penso che sia un buon album, ma io rimango comunque definitivamente più un fan del periodo, diciamo, chitarristico, comunque del periodo classico dei radio quindi fino diciamo, a amnesiac Tanto per capirci, poi uh, Planet Room: molti fan di Pink Floyd non apprezzano gli album post-Water. Tu cosa ne pensi? Da che parte ti schieri? Ma ne ho già parlato tante volte. Chi mi segue lo, lo sa. Per me non, non esistono i Pink Floyd dopo Waters. quindi io non riconosco l'album The di Division Bell come un album di Pink Floyd. So che mi tiro addosso le ire e l'antipatia di tanti, ma per me è così. È un'altra band quella, dovevano dargli un altro nome. Ok, quindi per me Roger Waters è. L'elemento fondamentale è quello che ha scritto le canzoni, su via, quindi grandissimo Gilmour, grande chitarrista, ma Waters è la vera anima, il vero genio dei Pink Floyd, quindi per me The Division Bell e anche tutti i live successivi non, non sono i Pink Floyd, sono una cosa interessante, adorabile, ma non c'entrano con i Pink Floyd, quindi questa è la mia opinione, un po' tranciante lo so, ma purtroppo... È così. Poi Raffaele Milella, conosci Royal Blood? Cosa ne pensi? No, non li conosco, mi spiace, andrò a sentirmeli, quando c'è qualcosa che non conosco poi appena riesco me li vado a cercare a sentirli. Matteo Nuoto mi consiglia per le mie interviste di contattare Phil X, Phil Xandis, lo farò sicuramente, ho visto qualche suo video, lo conosco diciamo in maniera un pochino... Eh, superficiale poi Cesare Francesco Ricci mi fa una domanda interessante preferisci Metallica anni 80, 90 o 2000 allora ti dirò eh, Cesare se devo guardare ehm, quello con cui sono cresciuto cioè le cose che c'erano quando io ero un ragazzo ti direi quelli di primi anni 90 quindi il black album fondamentalmente però eh, i primi approcci che io ho avuto con i Metallica sono stati invece con gli album precedenti grazie a mio fratello e penso che lì abbiano dato il meglio che potevano dare quindi ti risponderò quelli degli anni 80 cioè i veri Metallica Mr. Dave, cosa ne pensi dei Black Veil Brides e degli Avengers Sevenfold? I chitarristi e solisti eh, suonano veramente velocissimo, come arrivare a suonare veloce come loro, con tanto esercizio, eh, cercando di rimanere rilassati con le mani e poi us usando quelle tecniche che ci permettono di andare veloce come per esempio il legato. Irene Luna mi chiede cosa ne pensi di Eric Johnson. Ti piace? Mi piacerebbe un tutorial. Um, mi piace moltissimo. Sicuramente non è facile cimentarsi su un tutorial di Eric Johnson. È un chitarrista con una tecnica, un tocco e un chitarrismo incredibile. Quindi eh, non sono sicuro di essere in grado, di, se non lavorandoci poi per un mese, di elaborare un tutorial su, su, su di lui. Comunque ci potremmo pensare. Um, adesso qui cambieremo categoria eh, di tipi di domande. Quindi torniamo sulle domande live vediamo cosa mi avete scritto perché ne vedo tantissime. Sono veramente boh, decine e decine di domande. Ehm, Claudio, porterai sul tuo canale altri tutorial delle favolose canzoni di Hendrix Sì, ma vi prego, ragazzi, non scrivete più portare i tutorial. Il tutorial non si portano, non ho una carriola. Al massimo si postano, o meglio, ancora si producono e si preparano. Poi un giorno farò un, un documentario. Lo voglio fare su come nascono e vengono prodotti i miei tutorial. Ehm, Ecco qui appunto che arrivano le prime polemiche su quello che ho detto su Waters, uh, beh, mi avete chiesto un parere, io ho detto quello che, quello che penso. Uh, poi, um, allora... Vediamo un attimo qualche, qualche altra domanda. Secondo te è buona un'acustica eco? Mi chiedono: ma sì, assolutamente, dipende poi dal modello, c'è un catalogo infinito, quindi dipende dal modello, però direi che hanno fatto delle ottime, um, delle ottime chitarre con un rapporto qualità prezzo eccezionale. Massimo Valina ha fatto in questo un ottimo lavoro. Alla domanda cosa ne pensi di Ganser Roses? Non rispondo più eh, perché ho già risposto nelle puntate precedenti, andatevele gentilmente a rivedere. Però ti saluto, Ricky, che me l'hai chiesto. Um, poi andiamo alla ritroso nelle domande um, Angelo Carbone, Claudio Sarai al concerto di Roger Waters qui in Italia non ci ho ancora pensato, ci sono ancora i biglietti se ci sono ancora i biglietti mi piacerebbe molto e purtroppo ho anche sentito per adesso molto superficialmente il disco nuovo però tutti dicono che è bellissimo quindi mi riprometto di, di, di ascoltarlo meglio Andrea Canossa, ti piacerebbe fare Sirius dei The Alan Parson Project, me la dovrei ascoltare perché non ce l'ho presente poi, eh, da dove è partita la passione per la chitarra? Marti 29, sempre tu. Eh, ho già risposto anche in questo nella prima puntata di Velè Suono, credo o nella seconda. Quindi andatevelo a rivedere così non sto a ripetermi e non sto a, ad annoiare le persone che mi hanno già ascoltato. Poi ti piace Steve Morse? Mi chiede Simone Mereus. Sì, mi piace, ma lo trovo un pochino meccanico, sincer sinceramente, lo apprezzo più come didatta. Ci sono alcuni studi di Steve Morse che ho fatto che ho studiato. E, quindi sì poi a livello proprio espressivo non, non è la mia passione perché lo trovo un pochino meccanico non, ma è un, sicuramente un grandissimo chitarrista um, Vanga Paul mi chiede facciamo domande ordinate così può rispondere a tutto eh caro Paul qui ci sono c'erano online 100, 100 persone quindi diventa difficile fare delle domande ordinate poi Brunori Sas che ne pensi mi chiede Luigi Latini ma eh, lo, lo conosco Brunori è stato diciamo che ha parzialmente prodotto il, mio, il primo, non il primo, il terzo disco della mia band di Laila, quindi avevamo, abbiamo collaborato nella stessa etichetta, un grande, un bravissimo cantautore, spero che abbia tutto il successo che, eh, che si merita e mi sembra che lo stia, lo stia decisamente avendo. Cosa ne pensi dei metalli? Ecco un'altra domanda a cui ho già risposto troppe volte, me l'ha chiesto Vincenzo Rigoglioso che comunque saluto. Ehm, poi potresti fare una canzone sui Five Finger Death. Punch o slipknot, ma conosco malapena gli slipknot. Come avete capito, non sono un grandissimo conoscitore dei vari rami del metal. Quindi ho anche un'età, non sono neanche particolarmente aggiornato. Quindi, ripeto, se si tratta di metal classico, sono sul pezzo, però mh, eh, negli ultimi diciamo, 15 anni non ho ascoltato molto heavy metal, anzi eh, praticamente eh, niente. Eh, detto tutto questo, andiamo a tornare invece sulle eh, domande mh, vecchie, facciamo così: sto cercando di fare un po' di alternanza per accontentare tutti, Francesco. Francesco Virgolino mi chiede: Per me, che ho una piccola base di conoscenza della chitarra, eh, conosco un po' gli accordi, strimpello. Um, quale corso mi consigli? È, Francesco, scrivi a le, um, info lezioni-chitarra.it, per um, così ne parleremo e troveremo una soluzione. Vediamo di trovare una soluzione. Poi, Giorgio Solfietti consigli sugli strumenti, quindi qui cambiamo categoria, passiamo agli strumenti. Uh, molti asseriscono che le chitarre che non sono Martin, Takamine e Gibson siano solo legna da ardere. Cosa ne pensi? Uh, no, non, non, è, non penso che sia, che sia così. Anzi, spesso sono proprio dalle chitarra. Più sconosciute, che facciamo gli affari migliori perché le chitarre che hai chita citato si pagano a peso d'oro. Io, per esempio, ho comprato una bellissima Morris a 100 euro, è una chitarra che adoro. Um, um, Farai mai un tutorial di Sangue Impazzito? Mi chiede sempre Giorgio. sì assolutamente lo, lo adoro. Andiamo avanti con le domande vecchie. Uh, Fulvio Tesio mi chiede: ho una domanda sulla Stratocaster. Un humbucker non darebbe quel pizzico di versatilità in più, ma sì sicuramente darebbe versatilità però toglierebbe anche alcune possibilità, non avremo più il single coil al ponte, quindi io credo che le chitarre non vadano snaturate, hanno inventato mille altre chitarre, ci sono uh, le, le Ibanez, ci sono anche le, le Blade che talvolta montano gli humbucker, ci sono mille chitarre, sulla Stratocaster io sono convinto che vada lasciato. Il single coil. Um, ciao eh, Frances Francesco Iervolino sempre mi chiede cosa ne pensi dei pick up Texas Special, che sono dei pick up eccellenti, però siamo sempre lì, è una questione di gusto, vanno provati, bisogna... Bisogna capire se fanno per noi. Eh, Planet Room mi chiede: Ho una sottomarca dell'SG. Mi consiglieresti di montare dei pick up della Gibson SG originale oppure non gioverebbe a nulla? Ma gioverebbe però nel contempo non ha molto senso. Viene fuori un Frankenstein. Eh, hai una sottomarca dell'SG benissimo. Goditi il fatto che sia una chitarra economica che non hai dovuto spendere molto, e sicuramente suonerà bene per quello che hai speso. Eh, quando vorrai fare un passaggio, un, un upgrade, un miglioramento sul tuo suono, dovrai valutare un'altra chitarra anziché pensare che i pick up possano cambiare. Drasticamente il suono, se no ti troveresti con dei pick up di qualità su una chitarra che probabilmente non ha la stessa qualità. Uh, Matteo Gomirato mi chiede, ho una Cheyenne Vannale, la conosci? Se sì, cosa ne pensi? Eh, la conosco, so che cos'è, ma non l'ho mai provata, quindi non mi sbilancio. Um, Giacomo Calloni mi chiede, quali sono i generi musicali, blues, jazz, rock o le canzoni per sfruttare al meglio una Telecaster? Ma sicuramente il country blues è il regno della Telecaster, quindi eh, quello è dove si, si esprime meglio. Pino Mancinelli, non so se hai già parlato, ma vorrei parlarsi di software per chita chitarristi come Guitarrigo o Amplitube. Non ho già parlato, ci sono anche dei Cercali sul sito Pino e sul canale YouTube dove spiego appunto come usarli al meglio. Torniamo sulle domande live, quindi vediamo un pochino cosa mi avete scritto. Allora, Federico Mignone mi chiede cosa ne pensi di Solieri, eh, ma l'ho messo nei miei, tra i miei dieci chitarristi preferiti, ho fatto un video di recente che ho, che ho pubblicato, quindi l'ho messo dentro, quindi evidentemente ne penso decisamente bene. Alessio Guasco mi chiede come posso migliorare con le dita dato che uso sempre il plettro. Caro Alessio, tramite il mio corso Fingerstyle Facile che è dedicato proprio, scoprilo sul, sul sito, su Judy uh, uh, Channel mi chiede ho un acustico Washburn che ne pensi? ma sono chitarre molto belle, equilibrate uh, che funzionano, funzionano bene, hanno, funzionano bene anche da elettrificate se sono elettrificate quindi uh, sono chitarre interessanti, uh, siamo sempre lì dipende sempre da che musica facciamo uh, poi Marti mi chiede sempre da quanto tempo suoni sono tutte domande a cui ho già risposto nella prima puntata di Vele Suono Uh, poi Gabriele Massa, che ne pensi di Aldimeola? Ma l'ho ascoltato in un certo periodo, l'ho ascoltato molto, uh, specie nella frase dei World Symphonia, si chiamavano così, in acustico quindi, e con Aldimeola, eh, con um, Paco De Lucia e John McLaughlin. Mi piace, tuttavia, penso che alla fine il suo fraseggio sia per larga parte meccanico, quindi è basato su determinati pattern scalari molto veloci e penso che sia meno creativo dei suoi due colleghi. John McLaughlin e Paco De Luzia. Uh, qualche giorno fa, Keke X mi chiede, qualche giorno fa ho visto un'intervista di Steve Vai in cui ha detto che suonare come Billy Joe uh, dei Green Day non è facile. Tu cosa ne pensi? Io penso che ci sono certi gruppi su Facebook che ogni tanto prendono in giro Billy Joe Armstrong dei Green Day come se fosse l'ultimo idiota che non sa suonare. Questa gente non ha capito niente della musica. Um, che tu faccia punk, che tu faccia jazz, che tu faccia reggae, qualunque musica tu faccia... Um, Va fatta con come va fatta, va fatta con tutti i crismi, ok? Quindi un bravo musicista punk per me è un bravo musicista. Non mi interessa se non sa fare a soli. Va bene. Quindi smettiamola con queste cose che se uno non fa parte difficili, non è un bravo chitarrista. Steve Bay, ancora una volta ha detto una cosa intelligente. Eh, ancora un paio di domande dal live: cosa ne pensi di Rob Chapman, gran chitarrista? Ma credo di aver presente il suo canale più che altro, ha un canale di YouTube. Eh, quanto è matto mi chiede se, quanto hai pagato la chitarra acustica? Quale? Ne ho alcune, dipende un po' quale intendi. Ehm, Veronica Calanni mi chiede, la solo di Albacchiara e gli angeli la farai? Un'altra di quelle domande da 100 miliardi di volte che l'ho ricevuta. Allora, la solo di Albacchiara lo farò, la solo degli angeli, l'ho già detto tante volte, è una solo che è difficilissimo da, da riprodurre, l'ha fatto Michael Landau, ehm, anche Steph, lo stesso Steph Burns non, non riesce, non ci prova neanche a riprodurlo eh, dal vivo, quindi... Non credo di essere in grado di tirare fuori tutto quel pathos che c'è in, quel, in quella parte finale, una solo memorabile. Quindi non, non mi ci vorrebbe un lavoro di settimane per, per impararlo e, e realizzarlo. Quindi, mentre la sua del Bacchiara arriverà sicuramente. Um... Poi c'è anche qualcuno che si fa autopromozione nei, nei commenti, eh, cosa ne pensi di Django Reinhardt? Mi chiede Matteo Albini. Ciao Matteo, che saluto. Eh, ma l'ho messo nei dieci, nella mia lista dei 10 chitarristi più grandi di sempre, quindi penso che sia il più grande di tutti. Non, non, non riesco a immaginare qualcuno per cui la definizione di talento calzi, calzi meglio. Torno un attimo alle domande vecchie. Oggi è una sessione veramente lunga. Quanto siamo arrivati? Siamo a mezz'ora. Adesso cerchiamo di finire almeno con le domande vecchie. Emanuele Biavati mi chiede. Um, se torno in gita a Londra, c'è qualche posto in particolare che mi consigli? Un buon negozio di chitarre con un buon usato. Ma allora, quest'anno sono stato a Londra e sono passato nella zona di Portobello, c'era un negozio molto carino, molto caratteristico, molto pittoresco e te lo consiglio. Poi, chiaramente, i classici in Denmark Street, anche se lì si va più che altro a, a rifarsi gli occhi perché a comprare magari potrebbe essere un po' proibitivo. Gaetano Arena mi chiede, il negozio di Milano in cui ci hai parlato alcuni vlog fa è Prina? Spero di azzeccare, sta diventando un mistero pazzesco questa cosa qua, vi, ti posso dire che non è Prina, quindi non avete ancora indovinato, però vi do un indizio in più, non è esattamente Milano città, è un paese del, dell'Interland, sostanzialmente Milano, però formalmente è fuori dal confine di Milano. <ride> di Milano vediamo chi riesce ad indovinare poi Incartato mi chiede potresti suonare la solo della canzone con il nastro rosa di Lucio Battisti questa è un'altra di quelle robe che mi avete chiesto un milione di volte allora per questo siccome sono bravo me lo sono riascoltato ed è una solo che lungo, dura tre quarti d'ora eh, nello stesso Phil Palmer non se lo ricorda tutto quindi eh, cosa potrei fare potrei fare la solo magari della prima parte perché poi dura veramente minuti e minuti minuti ed è anche molto ripetitivo continuano le stesse frasi ritorte su se stesse quindi bellissimo assolo. Eh, potrei almeno al massimo farne una parte la, parte, la parte iniziale, poi dopo diventa veramente irriproducibile. Pedro Delia mi chiede: non trovo nessuna parte tab degli 883. Sono introvabili. Non è che tratteresti una solo una canzone. Ma allora gli 883, mh, di cui alcune canzoni comunque mh, sono, sono anche fan. Cioè bo, come mai è una bellissima ballata? Però non trovo che abbiano chissà quale interesse chitarristico. Quindi non so sul mio canale quanto possano essere calzanti. Ehm, Roberto Sasso per l'ultima domanda vecchia, mi chiede: Tempo fa parlaste di una collaborazione con Cristian Salerno: non la farete più. È un po' che non ci sentiamo, ma io sono motivato perché questo è l'anno delle collaborazioni e quindi eh, sì lo faremo sicuramente quindi scriverò nei prossimi giorni a cristian e vedremo di ehm, rimetterci in contatto eh, facciamo qualche ultima diamo qualche ultima risposta alle domande live eh, perché poi veramente superata la mezz'ora diventiamo veramente noiosi e andiamo a vedere che cosa mi avete eh, scritto allora um... Uh, Redline Music mi chiede George Benson e BB King ti hanno mai ispirato questi due grandi? Uh, sì, sicuramente più BB King che George Benson. George Benson uh, lo stimo enormemente perché ha delle capacità tecniche e musicali che sono inarrivabili, però uh, ho ascoltato più BB King all'atto pratico. Uh, Dario Pirrera mi chiede uh, Claudio mi saluti. Ciao Dario, ti saluto volentieri. Uh, poi Luca Pietrangeli mi chiede: conosci la SD Curly? No, non so che cosa sia. Per me potrebbe essere un animale anche o una, un dolce. No, non ho idea. Non so che cosa sia. Um, Xtaci99, cosa posso fare per intraprendere questa strada? Quale strada? <ride> Poi Matteo Albini mi chiede: Telecaster Jets, che ne pensi? Allora, prima ho detto che la Telecaster è. Il regno del country, però, in effetti è interessante, nel senso che non è stata usata molto nel jazz. Eh, certo, pensiamo a Mike Stern, ha usato la telecaster nel jazz, però non si può dire che quello sia il suo territorio. È, è interessante, è interessante. Eh, ah, oh, scusami, Xtaci, avevi scritto prima della tua strada eh, e mi chiede, vorrei chiederti come intraprendere la strada della musica chitarra elettrica dopo il diploma. Suono da 3-4 anni. Ho imparato gli accordi da otto anni, ma non devi fare altro che andare avanti a suonare. Dopo, insomma, se vorrai diventare qualcosa di più, intraprendere la strada professionale, dovrai, come dire, specializzarti, dovrai capire davvero meglio qual è la tua strada. Però per adesso, da quanto mi dici, sei in una fase in cui hai bisogno di suonare e di studiare. Ehm, Tino Carugati ciao Tino grazie trovi anche il tempo di seguire le mie, le mie live tra i tuoi mille tutorial faremo, dopo, dopo il tutorial che abbiamo fatto di Imagine torneremo sicuramente prima o poi a fare qualcosa con, con Tino perché è stato molto molto divertente magari, magari di persona visto che non abitiamo poi così lontani Alessio Guasco mi chiede ho cambiato le corde alla mia chitarra elettrica mettendola con una scalatura maggiore è normale che il ponte si sia inclinato in avanti o devo rimediare la tua chitarra elettrica, dipende che chitarra elettrica è, dipende che cos'hai un Floyd Rose, un ponte tipo Stratocaster un ponte tipo tele. se sei inclinato il ponte fisso tipo Telecaster allora direi che è un dramma, no lì dovrai intervenire probabilmente sulle molle per cercare un nuovo equilibrio se non sei in grado di farlo però ti consiglio di rivolgerti a, a, al tuo negozio di fiducia. Rispondo alle ultime tre domande perché ce ne sono veramente decine e decine e non credo di essere in grado di rispondere tutte se non stanno qui tutta la notte Allora, Giuseppe Scavone mi chiede eh, cosa ne pensi di George Thorgood? Ma non lo conosco moltissimo, conosco solo il suo classico Back to the Bone. Posso dire che mi sembra un bravo rock bluesman bianco. Cercherò di approfondirlo. Eh, poi, Tommaso Mogavero mi chiede qualche tutorial di Ligabue. Eh, ma proprio nel, nell'anteprima del video che ho pubblicato due giorni fa c'era una canzone di Ligabue, quindi vedete che andiamo a fare anche quello. Ehm. Andrea Signorotto mi chiede cosa ne pensi di Guido Toffoletti, scusate l'ignoranza ma non so chi sia. Um, eh, Planetroom mi chiede, io credo che i gusti siano soggettivi ma quando qualcuno considera i Pink Floyd da buttare per me scatta l'ignoranza. Um, sì, non so chi consideri i Pink Floyd da buttare, non l'ha mai, mai detto nessuno. Um, Un'ultimissima domanda, cosa ne pensi di Buckethead, ho già risposto nei, nei veri suono scorsi. Uh, 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 uh. un attimo perché mi sto facendo largo visto che ci sono anche uh, delle persone che dialogano tra di loro sto, mi sto facendo largo. Cosa ne pensi di John Petrucci? Questa è la mia ultima domanda, Mh, ho già, in realtà ho già risposto anche su questa cosa, eh, penso che è un grandissimo chitarrista ma che non rientri tra i più grandi chitarristi di sempre in nessun modo, eh, è, diciamo dopo il filone di Malmsteen e tutti gli shredders così è arrivato anche John Petrucci a portare il livello della precisione ancora a un livello ancora più impressionante ma dal punto di vista strettamente musicale non ha aggiunto abbastanza, mi direte Emma eh, ha scritto delle la storia incredibile ha fatto dei dischi sì ma è una questione soggettiva di gusti dei fan dei Dream Theater di fatto um, non ha non ha aggiunto niente di particolare alla storia della chitarra quindi non può rientrare tra i grandissimi eh, di... Par parlando di storia è chiaro che se ci focalizzassimo avessimo un focus ristretto sul prog metal degli ultimi 15 anni ti direi che è il migliore di tutti quindi dipende sempre anche quale tipo di prospettiva quale tipo di lente stiamo usando per guardare le cose um, ho avuto un periodo in cui li ho ascoltati molto i Dream Theater ora Sicuramente li ascolto uh, molto meno. Ultimissima domanda che mi fa Marti 29: ti piace la musica elettronica? Non posso dire che non mi piaccia, perché i depeche mode, per esempio, sono sempre stati una mia passione. Bjork mi piace molto. Alcune cose dei Radiohead ehm, però non è sicuramente il mio territorio elettivo. Quindi adesso io mi scuso con tutti quelli a cui non ho risposto, però, veramente eh, il video rischia di diventare lunghissimo e ehm, vi saluto. Spero di aver risposto a tutte le domande di Vele Suono Vecchio. Vi invito. Mh, eh, tutti voi che siete online adesso e siete live, eventualmente, se vedete che non vi ho risposto adesso per motivi di tempo a replicare la vostra domanda nei commenti sotto al video di questa live che verrà pubblicato tra poco su youtube quindi ehm, ci vorrà qualche minuto per l'elaborazione credo al massimo una mezz'ora poi questo video sarà disponibile come un normale video su youtube rilasciatemi le vostre domande lì e in generale tutti voi che mi avete seguito e anche che avete seguito i, ve i Vele Suono Passati lasciatemi le vostre domande eh, nei commenti sotto a questo video perché poi io nella prossima puntata di Vele Suono tra una decina di giorni cercherò di rispondere a tutti scusate ma ho la gola Uh, distrutta, eh, vi ringrazio tantissimo di avermi seguito. Siete stati in tanti, più di boh, 200 persone ci erano collegate live. E, um, ci vediamo lunedì per il prossimo tutorial. Ci vediamo per tutte le altre novità con le varie collaborazioni di cui vi ho parlato. Um, grazie, buona chitarra, buona serata e a presto.